Siamo con coach Santarelli al termine del match vinto per 3-1 dalla Prosecco Doc questa sera. Coach, un commento sulla partita. Una gran bella Imoco, abbiamo fatto 3 set ad altissimo livello, soprattutto i primi due. Il terzo siamo calati tantissimo, abbiamo cominciato a essere meno aggressivi. Il Novara giustamente si è portato a casa quel terzo set. Poi il quarto set con calma, con determinazione, anche se non eravamo bellissimi, siamo stati molto concreti. Sono contentissimo della prestazione generale della squadra, perché credo che oggi, nonostante abbiamo fatto tante trasferte, abbiamo giocato in tanti campi ostici, abbiamo giocato contro le top team di questo campionato sempre in trasferta, siamo a punteggio pieno, in certi momenti abbiamo fatto vedere dell'ottima palla a volo. È vero che non siamo sempre al top, ma è impossibile esserlo. Abbiamo avuto anche dei problemi di organico, quindi abbiamo molte delle mie ragazze hanno stretto i denti. Oggi credo che ogni allenatore che vede la propria squadra giocare così non può che essere orgoglioso e soddisfatto. Io sono contentissimo di aver visto le ragazze giocare così, perché con questa fase break, con questa aggressività, con questa voglia di vincere che non passa mai, non posso che essere soddisfatto. Come hai detto tu, avete giocato contro Milano, Scandicci e Novara fuori casa. Chi ti ha impressionato di più di queste tre? Oh wow, io credo che siano tre corazzate, tre squadre insieme alla nostra costruite per vincere, per fare un ottimo campionato con delle rose molto molto lunghe, a prescindere dagli infortuni, dai viaggi, dalle competizioni che si giocano europee. Credo che tutte e tre giocheranno fino alla fine in ogni competizione, ma non mi sorprenderebbe vedere qualche sorpresa, perché questo campionato è davvero difficile. Giocare in campi ostici non è facile, giocare sempre al 100% non è facile, perché tutte le squadre vogliono giocare con questi team e esprimere il loro massimo potenziale. Quindi noi dovremmo solo continuare e pensare a noi stessi, cercare di crescere ancora di più, cercare di essere ancora più costanti e continui, perché questo farà sicuramente la differenza. Grazie mille, coach. Grazie.